Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. IMU sale la tensione tra PD e PDL. Sparatoria Alfano, nessun precedente. Eversivo per Preiti. Quirinale e Napolitano taglia stipendi di staff e personale. Enrico Letta ottiene la fiducia dalle Camere e vola a Berlino, Parigi e Bruxelles per la missione europea. E scontro intanto sull'IMU tra PD e PDL. Berlusconi dice: sono fiducioso sia sull'abolizione che sulla restituzione. Non sosterremo un governo che non attua queste misure. Preiti non ha precedenti eversivi, ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano. La difesa di Preiti, che domenica ha sparato a Palazzo Chigi, ha fatto sapere che chiederà per il suo assistito la perizia psichiatrica. Con un decreto, il capo dello Stato Napolitano ha ridotto le spese del Quirinale tagliando gli stipendi dello staff e del personale. Il Presidente della Repubblica ha abbassato del 15% l'indennità di funzione del segretario generale, del 12% i compensi dei consiglieri e del 5% le indennità del personale comandato e distaccato. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sancito l'illegittimità della detenzione di Yulia Tymoshenko. L'ex premier ucraina è stata condannata nel 2011 a 7 anni di carcere per abuso di potere per l'accordo sul nuovo prezzo del gas con la Russia. Il principe ereditario Guglielmo Alessandro è il nuovo re d'Olanda dopo l'abdicazione di sua madre e la regina Beatrice. Giuro che difenderò e garantirò sempre con tutte le mie forze l'indipendenza e l'integrità del territorio del regno, ha detto il neo sovrano di 46 anni nel corso della cerimonia ad Amsterdam. È di 13 morti e 70 feriti il bilancio dell'esplosione di martedì di un'autobomba in una piazza centrale a Damasco. Il terrorismo non ha altri obiettivi che la morte e la distruzione, ha detto il ministro dell'Interno siriano. Kevin Costner torna sul set. La star dovrebbe interpretare e produrre Black and White, diretto da Mike Binder. L'attore vestirà i panni del nonno di una bambina meticcia che ha cresciuto da solo. Le riprese inizieranno quest'estate a New Orleans.